up on that wall is just going to spend the night with my girl. That's what I'm talking. Il vento di Mondello oggi, durante la presentazione del World Festival edizione 2012, ha portato qui anche un nuotatore, Mauro Giaconia, protagonista di varie imprese. Cosa farai nel contesto di questo festival di quest'anno? Sì, sempre vento permettendo, anche se le condizioni vanno a migliorare. E, questa volta, dopo tanti anni, ritorno a nuotare nel mare di casa. Quindi appunto ho in programma di fare questa nuova impresa che è da San Vitolo Capo a Mondello, ben 55 km circa di mare aperto questa volta, e quindi una vera impresa. Partirai sabato mattina? Sabato mattina dalla spiaggia di San Vitolo Capo alle 6 circa della mattinata, per arrivare, sempre appunto condizioni meteo marine permettendo, intorno alle 22 qui in spiaggia a Mondello, dove ci sarà tantissima folla ad attenderti anche nel contesto di questo festival on the beach. Ma speriamo, me lo auguro. Dicevo poc'anzi, appunto, dopo tanti anni ritorno a nuotare nel mare di casa, perché in questi anni appunto ho nuotato sempre fuori, all'estero, oltreoceano. Questo un po' perché organizzare eventi simili è sempre un po' complicato, e anche perché la Federazione Italiana Nuoto non riconosce certe imprese al limite, quindi sono stato costretto a svolgere appunto alcune imprese sportive all'estero. And it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never fail. That's why my soul I never sell. World dream, reality and fantasy. Sometimes so small. Anche quest'anno l'edizione che non manca mai, malgrado tutte le difficoltà del vostro festival, raccontiamolo, come l'avete messo in piedi, malgrado mille difficoltà. Beh, messo in piedi ormai grazie all'esperienza di 26 anni, qua è iniziato soltanto con il windsurf, poi 25 anni fa è arrivata Novella Calligaris, che si è accorta della potenzialità di Mondello, perché ci disse: ma ammazza quanto pubblico che avete per le vele. Cioè, non era il pubblico che veniva a vedere le regate, sì, la spettacolarità dei colori va bene. E allora da lì Novella disse: io vi faccio avere una sponsorizzazione, arrivò un tir pieno di succhi di frutta del monte, che furono omaggiati a tutta quella gente che sulla spiaggia, insomma, si godeva dell'inizio dell'estate. Da lì si capì che era un volano. Era un volano, e da lì è iniziato tutto quello che poi di buono può offrire questa manifestazione. È un compleanno, ognuno ci mette del proprio, e poi alla fine si fanno le cose che non devono dispiacere a nessuno. Questa è la cosa fondamentale. E siamo arrivati nel 2012, come ho ripetuto anche prima, tra mille difficoltà, concessioni di spiagge, insomma, siete riusciti come sempre a ritagliarvi il vostro spazio, e la qualità è sempre alta. Quest'anno comunque tante cose all'interno di questo contenitore. Sì, ci sono tanti eventi che si svolgono in aree assolutamente aperte al pubblico, non ci sono accessi né ingressi. Questo è un posto stupendo che va sicuramente curato in maniera semplice, ma nell'interesse soprattutto della cittadinanza di Palermo, che ha questa fortuna di avere all'interno una spiaggia che non è come tutte le altre, ma è Mondello, ed è quel posto che durante tutto l'anno c'è più gente che a Piazza Politeama.